E ciao a tutti ragazzi, io sono Rocky, non faccio vedere a caso, ma mi faccio caso, mi vedete ragazzi, oggi siamo su Pokémon Zaffiro Alpha. E ragazzi, ho scoperto che nella grotta pietrosa, adesso con la bicicletta, cosa vuole sto fallito? Posso trovare Sableye, quindi vado a prendermelo. O Sablee, come volete, io chiamo Sableye perché è italianizzato, è più figo. So che non si vede una mazza, ma vabbè. Pare che questi pin di muraglia raffigurano degli eventi accaduti anticamente a Hoenn. L'italiano, ragazzi. Ma contro Sandra Gigi. Vabbè che Sandra Gigi è scarsissimo. Dai, metter pugno velocemente, via. Vabbè, ma perché sta gente così scarsa si trova qua? È Sableye, ragazzi! Andiamo subito a prendercelo. Così finisco il video. Dai, dai, dai. Sì, ma lo spino, da muoite. Alleluia. Dai, dai, che prendiamo Sableye. Così vi mostrerò in anteprima la Sableite, dimmi che è maschio. E visto che non voglio farlo fuori con un attacco rapido, altro proviamo la Minor Ball che tanto funziona sui Pokémon scarsi. Cioè che una Pokéball inutile c'è anche la Pokéball, anche una qualsiasi altra ball funziona su quelli scarsi, quindi. Porca bomba, è fortissimo. Ecco adesso il bagolo ragazzi, sarà che visto che volevo prendermelo nella Via Vittoria, così era già livellato, adesso dovrò livellarmelo tutto dal 10 fino al 44. In realtà Vitaliana è il 44, ma tipo il mio, come si chiama, Beautifly. Oh, ma com'è possibile? Oh, ma che cavolo! È livello 10, come fa a non entrare? Ma che. Ma che oh! Lo spino. Adesso tiro fuori. Una mossa che fa poco danno. No, tu no. Come faccio a prenderlo, sto Sableye? È impossibile. Ah, non lo so io! Dai, ma perché non funziona? Ah, non lo so! Quella maledetta ball. Quanta probabilità c'ha di entrarci? Ma com'è possibile? Oh, ma che. Non ce la faccio mica Ma lo io, scaccagno sto Sableye. Adesso esco dalla sta grotta del Menga. Poi rientro e. Che sbatti? Vabbè, lo scaccagno, esco dalla grotta. Mi prendo un Pokémon Scrauso al 15 e poi rientro. Surfiamolo. Puoi morire, tifoso. Cancro. Vabbè, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Ok, ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati. Ho cambiato pure fotocamera, quindi dovrebbe vedersi un pochino meglio. Sono tornato nel covo di Sableye, ho fatto scorte di Pokémon Scrausi, così almeno ce la facciamo. Cosa c'è lì? Stilixite, oh mio Dio! porca Prima ho miseria! trovato la Sableite, è per quello che sono venuto qua a prendermi Sableye. No, in realtà Sableye mi piace un botto e ho sempre voluto... Dai che è lui. Sì, maschio, maschio, maschio. Bisogna di un Sableye maschio, che sono maschilista. Grande, livello 10 scarso, però chi se ne sbega. Prima ho trovato un femmina 12, ma vabbè. Non me li spaccaroccia. Vai Tristan 3. Ma come non effetto? Ma non effetto niente su Sableye. Mosse normale? No, mosse roccia? No, allora vaffanculo. Cioè. Lo turbo sabbio, dai, finché funziona. Ma è impossibile. Ma come? Ma che sbatti? Vabbè, cambiamo Pokémon. Peraltro sto schifo di cittadina, non è neanche. No, non uso Lucambra. Ho preso Ludo, il Racco Malfoy, usiamo Ludo dai. E non ha neanche il market, quindi non ho potuto comprare le Pokéball. Cioè, si può non avere un market in una cittadina di Pokémon, cioè. Quindi ho le Ultra Ball di prima, speriamo che mi bastino. Cioè, devono bastare, cioè, sennò. Funk, cioè, fa schifo sto gioco. Ok, paralizziamolo. Oh, alleluia, sono riuscito a fargli una mossa finalmente su Sableye. Oltre a Surf. In teoria non può avvelenarsi perché è già paralizzato. Allora, usiamo Veleno Spina, vediamo quanto gli togliamo. Ok, non gli togliamo niente. Oh, ma è stracattivo Sableye. Assorbimento, adesso muore, così, di pacca. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Veleno spinalo, più cattiveria però. Panico ragazzi, panico, che mosse sono queste qua? Mai viste. Ok, vediamo se entra in una Ultra Ball, Ultra Ball, Ultra Ball, Ultra Ball, Ultra Ball. Dai che ne ho 4 di Ultra Ball, devo andare a comprare le Ultra Ball. Entra, entra nella Ultra Ball, entra, entra. Ok, se non altro si muove, incredibile, ci siamo quasi ragazzi, è mio. E ha preso Sableye! Sableye! Aspetta, avevo fatto anche il video di Pokémon Shuffle che prendevo Sableye. Stra figo, raga. Che bello che è sto gioco, è fatto troppo bene. Mettiamo visuale 3D, ecco, così non vedete più niente. Sableye scava il terreno che i suoi artigli affilati per trovare le pietre di cui si nutre. Le sostanze ingerite si cristallinano e rimangono a livello epidermico. Che roba è? Spero che ne abbia 3 e basta. Vabbè. Sì, gli diamo un soprannome, ragazzi, a Sableye. Sableye, come volete. E lo chiamerò, ragazzi, come un mio compagno di YouTube. Cioè, non è vero. Uno che ogni tanto fa video con me, ragazzi. E
Marv, perché è uguale a lui nella realtà. Se voi vedete Marv nella realtà è Sabli, cioè di tema, questo è un Pokémon. Ma è vero, non c'entra niente, però bello, bello. Quando ho iniziato Pokémon Zaffiro Alpha, che do il soprannome a tutti i Pokémon che catturo, ho detto: se prendo un Sabli lo chiamo Marv e me lo metto in squadra. Beh, adesso ragazzi, io sono stato furbo. No, non la borsa, perché non uso le fune di fuga. Spero di essere stato abbastanza furbo da essermi preso Lucambra e usare teletrasporto. Sì, ma non è possibile, allora cosa serve? Cioè, nelle grotte non posso teletrasportarmi, ma che... Se non bestemmio, guarda. Chi è adesso? Makuhita? L'ho già preso Makuhita, penso proprio di sì. Non so che nome gli abbia dato Makuhita. Non l'ho preso Makuhita. Bene, Makuhita. Ah, ma so come volevo chiamarlo Makuhita se mai l'avessi preso. Quindi devo prenderlo maschio perché ho già il nome, ecco. E penso proprio che userò sempre questa fotocamera perché funziona 10 volte meglio se adatta subito ai cambiamenti di luminosità e gang. L'altra invece era Scrausa. Allora, dal mio team toglierò Francesca Michelin. E chi è a livello più alto adesso? Mirtillo? Com'è possibile? Era più scarsa. Vabbè. Francesca Michelin mi serve per andare via in volo. Quindi non venite qua a rompermi a dire: fatti un prendi Garchomp, Steelix, John Cena. Cioè, a me non interessa niente. Voliamo via da questo posto infame. Oh, queste animazioni, mamma mia, ci mette 3 anni ogni volta a farne una. E siete arrivati fino a questo punto del video, immagino proprio che vi interessi vedere Mega Sableye, perché non avrebbe altra spiegazione. Perché non è morto? Sì, ragazzi, vediamo che animazione epica. Cattiveria. Ehi. Quindi adesso non può uccidermi con fangata. Ah, peraltro ho usato una mossa inutile. Pensavo me lo ammazzasse subito, invece no. Quindi le mosse spettro sono inutili, cioè i tipi normali non posso attaccarmi e non posso attaccare i tipi normali, però se uso sfuriate lo posso attaccare, quindi uso sfuriate così. Vedete, non ci sarà nessun video perché soltanto come sale babatto. Ok, vabbè, cosa vi aspettavate? Che togliesse chissà quanto, no? A livello schifo, quindi fa lo schifo in pratica. Esito! Ci ho passato anche troppo tempo, quindi spero che vi sia piaciuto, un like. Un commento ragazzi, penso di portarvi fino, cioè vi farò vedere che registro che prebatto la Lega e basta. Boh, non so che Ogre e Groudon e Rayquaza quali devo catturare, se vi farò vedere chi se ne sbega, tanto ovviamente non frega niente, quindi ciao ragazzi, al prossimo video, ciao ragazzi. Prossimo video, ciao ragazzi, al prossimo video, ciao ragazzi. Non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega.